Perché ora vi ringrazio per aver sfidato il tempo brutto e la pioggia e magari anche l'influenza. Iniziamo subito perché so che Chiara poi deve andarsene. Intanto, ogni anno il consultorio, il Centro Italiano Femminile, celebra, non mi piace tanto questo verbo, ma non lasciamo perdere, la giornata contro la violenza sulle donne. Ricordo gli altri argomenti: la violenza assistita, il profilo del maltrattante, il fenomeno dello stalking. E poi siamo andati alla relazione, come costruire una relazione sana. E l'anno scorso abbiamo parlato di una cultura, della cultura della non violenza. Quest'anno di che cosa parliamo? Dal dolore alla violenza nella cultura di oggi. Abbiamo copiato da qui. Dal dolore alla violenza. E poi vi spiego il perché. Allora, intanto vi presento i relatori. Alla mia destra, la dottoressa Cristina, dopo vi dirò il sottotitolo, la dottoressa Cristina Nigra, psicologa e mediatrice familiare, la dottoressa Chiara Bonavolontà, psicologa, alla mia sinistra, don Fabio Marongiu, il consulente etico del consultorio. Allora, cominciamo subito. Cominciamo dal titolo. Allora, intanto qualcuno dirà: oh, sono solo parole, grazie. Le parole sono importanti. La scorsa settimana la stampa titolava: facciamo rumore. Noi possiamo fare rumore solo con le parole, vero? Le parole sono importanti. Perché? Perché con le parole possiamo fare del bene, con le parole cambiamo la nostra vita, con le parole possiamo curare, purtroppo con le parole possiamo ferire. Le parole sono anche dei proiettili che feriscono e che uccidono. E allora ci siamo. Allora ci siamo. La parola, quando viene agita, e io spero proprio che le parole dei nostri relatori riescano a essere incisive. Incisive per cosa? Per far sì che ci sia un minimo di speranza per cancellare questa violenza che è agita. Allora, dal dolore alla violenza, io ho annotato alcune frasi che vi butto lì. E cioè, pagina 68, l'angoscia di separazione. Pagina 109, relazioni di attaccamento e violenza. Pagina 301, le annotate tutte, come faccio quando leggo i libri? Disumanizzazione dell'altro. E poi la famosa, questa informazione pervasiva ed invasiva. Mi domando, è informazione? Ci stiamo abituando alla violenza. All'inizio parlai della potenza delle parole. Allora, noi, e qui leggo cosa dice Luigi Maria Epicoco per custodire il fuoco. Lui dice che dobbiamo imparare a usare le parole. Dove non si sanno più chiamare le cose per nome, la violenza prende il sopravvento. È la violenza contro un altro popolo, ma è anche la violenza domestica che si alimenta per l'assenza di parole e il proliferare del risentimento. E imparare di nuovo a parlare e a dare peso alle parole può disinnescare molte crisi contemporanee. Noi dobbiamo imparare a usare le parole. Abbiamo bisogno di parole liberanti, che sappiano dire la verità
senza trasformarla in giudizio. Abbiamo bisogno di essere ascoltati perché il silenzio è lecito solo quando è ascolto e non quando è indifferenza. Torniamo al termine dolore, ma il dolore di chi? Tanto il dolore della donna. Perché? Quando si accorge che non è più amata, anzi che è ferita fisicamente, psicologicamente, moralmente, che è ridotta a un nulla, una merce disumanizzata. Dolore anche dell'uomo. Perché? Quando si rende conto di non essere amato come lui vorrebbe essere amato, il suo ideale non corrisponde al reale. E poi non ha le parole per esprimere questo dolore. È la famosa parola mancata. Non sa tradurre in parole la sua rabbia. E come traduce la sua rabbia? In violenza. È la parola mancata dell'uomo. Quindi anche questo uomo che non vuole dire il suo dolore ed è vittima di se stesso, della sua rabbia. E poi il dolore dei figli. Sono orfani due volte. È tremendo questo. Noi dobbiamo renderci conto di questo. Quante volte una donna dice sì per fretta, per svogliatezza, ma anche per paura. E a volte anche per speranza, dice, cambierà. Siamo sicuri che lui cambierà? Quindi questo dolore, teniamo conto, io in questo, allora, ancora una volta, Renza. Una sera mi telefonò e mi disse: puoi scrivere un articolo? Perché dagli ordini, Renza, Renza era professoressa, quindi mi dà gli ordini. Sì, certo. E io dissi subito, istintivamente ho detto no, subito no. E poi dopo 10 minuti l'ho scritto. Quanti minuti? Ho intitolato questo articolo Potrebbe essere educativo accettare un rifiuto? E cioè, noi donne possiamo, siamo libere di rifiutare, certo, io posso rifiutare un cibo perché sono allergica, posso rifiutare un vestito perché non mi piace, posso rifiutare un'amicizia perché non è un'amicizia, posso rifiutare un amore. Perché non è un amore? Perché è una maschera cinica? Posso farlo? E perché ho scritto anche che è educativo accettare un rifiuto? Educativo per chi? È educativo per l'uomo. Perché l'uomo non deve sentirsi svilito dal rifiuto. Il rifiuto dovrebbe essere condizionale, uno stimolo per ripensare il suo io, per rivedersi, per dire: ma come mai mi rifiuta? C'è qualcosa che non va? Ho fatto qualcosa che non va bene? Ho detto qualcosa di offensivo? Ecco perché il rifiuto è educativo, è quello che è scritto nell'articolo. Allora, a questo punto è meglio che mi fermi, perché devo lasciare spazio ai relatori. Allora, chi comincia? Comincia. Comincia la dottoressa Cristina Nigra. No, adesso hanno cambiato di nuovo tutto questo per farmi andare in crisi. Io Noi qui non avevo abbiamo scritto letto il no. libro, Allora, precisiamo che non abbiamo letto il libro. loro non hanno letto il libro, quindi loro si giustificano così, essendo stata maestra, io devo accettare la giustificazione, no? Allora comincia bene. Chiara, la dottoressa Chiara Bonavolontà, dico bene? Il titolo, anzi, il sottotitolo è Chi siamo e chi vogliamo essere? È giusto?
Perfetto. A te, Chiara. Grazie per la vostra pazienza. Allora, prima di tutto, ovviamente, rinchiudere in... Non si sente? E questo... Perché si sta i traffici. Sì, esatto. Così sentite? No. No, perché questo è per la registrazione. Da qui. Questo qua, così? Meglio? Allora, innanzitutto sicuramente rinchiudere quello che può essere la complessità dell'uomo in un piccolo intervento non era fattibile, non era assolutamente possibile. Quello però su cui, diciamo, volevamo un po' focalizzarci era il processo di evoluzione dell'uomo, non tanto da un punto di vista biologico, quindi quello che potrebbe essere tutto l'aspetto dell'evoluzione, ok? Fisica e appunto dell'evoluzione fisica, ma più che altro di quello che è stato il suo pensiero e un po' la sua coscienza. Quindi quando abbiamo pensato a questo chi siamo, abbiamo... Sì, non mi sentite? Parlo più fa... Così si sente? Ok, quindi quando abbiamo pensato, abbiamo detto, ok, chi siamo? Ci siamo chiesti, proviamo a inquadrare quello che è alla base della differenza tra l'uomo, quello evoluto, e l'animale. In particolar modo abbiamo pensato che a definire questa differenza fosse la coscienza. Dunque ci siamo chiesti, partiamo un po' dall'origine, partiamo un po' da quelli che potevano essere gli ominidi, che non è proprio l'origine, ma comunque siamo in un periodo in cui l'uomo viveva come nomade, era organizzato in gruppi e lo scopo fondamentale era quello di vivere e sopravvivere. Vivevano appunto insieme e lavoravano, cooperavano insieme per cercare di schivare i pericoli, evitare situazioni difficili e cacciare i grandi animali, quindi si organizzavano in modo che tutti quanti potessero cooperare, ognuno all'interno di questo piccolo gruppo, che volendo potrebbe essere una piccola sorta di società, e aveva un suo compito, aveva le sue mansioni e in base a quello che erano le sue caratteristiche specifiche e che lo rendevano unico, aveva un ruolo all'interno del gruppo. Non si parla ancora di pensieri in questo periodo, si può parlare principalmente di istinti, perché appunto non erano dotati di un pensiero totalmente razionale, ma potremmo dire che in generale la loro priorità era quella della conservazione della specie, quindi il riprodursi e lo sfamarsi fondamentalmente. In questo periodo qual era il ruolo della donna? È stata fatta una slide un po', sono in generale slide un po' relativamente povere, ma perché vogliono andare un po' dritte al segno, nel senso che il ruolo in quel periodo era fondamentale. La donna aveva un ruolo specifico che non era visto come un qualcosa di inferiore, perché doveva occuparsi della prole. E se pensiamo a quello che abbiamo appena detto, riferito al fatto che la base, lo scopo principale fosse quello di mantenere, conservare e portare avanti la specie, occuparsi della prole era fondamentale al raggiungimento di questo scopo. Quindi era necessario che appunto le madri si occupassero dei bambini per il maggior tempo possibile, perché comunque il cucciolo di uomo, come viene definito, aveva un bisogno un po' più lungo rispetto agli altri magari cuccioli degli altri animali, perché aveva tempi più lunghi per diventare indipendente. Quando poi non erano occupate a fare le madri, avevano il compito comunque di raccogliere magari i frutti selvatici o di occuparsi di quello che era momentaneamente il luogo del ristoro. Come vi ho detto, appunto, sottolineiamo il concetto di ruolo perché non esisteva l'idea della discriminazione, non esisteva l'idea della sottomissione, non c'era possesso. L'unica cosa che contava era appunto l'obiettivo condiviso da tutti e quindi
era fondamentale che le donne si occupassero dei propri piccoli, della propria prole, ma principalmente tutti quanti collaboravano allo stesso scopo. Quindi andava bene che chi era più forte fisicamente si occupasse della caccia, chi aveva più capacità di cura si occupasse dei bambini. E non c'erano appunto differenziazioni di classi, non c'erano discriminazioni, non c'erano differenze legate a pregiudizi o a stereotipi. Quindi non esisteva neanche il concetto della famiglia basata sulla discendenza per linea materna o paterna. E il ruolo che veniva ricoperto da ogni persona aveva lo stesso valore e la stessa dignità di quella degli altri. Quando è che poi si è iniziato a parlare di ruolo? Da ruolo si è iniziato a parlare di ognuno deve stare al proprio posto. L'uomo si è evoluto appunto molto a livello biologico, andando ad ottenere appunto una struttura fisica che noi conosciamo. Però sappiamo che circa 10.000 anni fa si formarono, diciamo, le prime città-stato. Queste città-stato svilupparono le prime forme di scrittura e di religioni. Quindi a un certo punto ci si organizzò in società. Non c'era più il bisogno necessario di occuparsi del proprio nido, tra virgolette, della propria dimora, e anche l'accudimento della prole era molto più semplificato. Lo scopo quindi non era più unico, l'unico scopo non era più quello della conservazione della specie. Si svilupparono molti altri aspetti della vita che andavano a interessare le persone. Non è più una questione di sopravvivenza, l'uomo non ha più bisogno di cercarsi ogni giorno un posto dove stare, ma sta piano piano capendo come procurarsi magari il cibo dal bestiame e si instaura, quindi si è instaurato quindi piano piano un concetto di interesse personale, non più collettivo. Non si cercava più quindi uno scopo comune, ma si cercava, ognuno guardava quello che era il suo angolo di terra, mettiamola così. E qui entra in gioco quella che è la differenziazione dei ruoli. Qui è stato stabilito quasi in modo arbitrario che l'uomo si dovesse occupare di quelli che erano i problemi della società, i discorsi che riguardavano la politica, l'economia, mentre la donna era fondamentalmente relegata, senza che venisse neanche interpellata, ad una sfera domestica, sottomettendola e non interessandosi a quello che poteva essere il suo parere, ma anzi diventando quasi una cosa, un possesso, un oggetto posseduto dal padre e poi magari e poi in seguito dal marito. Le ragioni culturali, quindi, della discriminazione nei confronti della donna hanno radici quasi 2000 anni fa, perché ci sono 2000 anni di subordinazione della donna all'uomo, giustificata ormai dal fatto che si credesse che la donna non fosse buona e competente a fare nient'altro, se non che ad accudire i propri figli. Questa slide è relativamente scarna, ma in realtà è stata messa principalmente per invitarvi a vedere un film, nel caso non l'abbiate già fatto, di un film che è riuscito in un modo toccante, veramente toccante, a raccontare un periodo che personalmente non ho conosciuto con mano, e va bene così, però è proprio un film ambientato nel giorno dell'elezione, cioè della votazione del referendum, in cui le donne hanno avuto finalmente la possibilità di stabilire e di riprendersi un po' i diritti e la capacità di parlare, esatto, di poter dare la loro opinione. Per cui quindi diciamo che prima c'era una slide in cui c'era la domanda se effettivamente la coscienza dell'uomo si fosse evoluta o meno. Possiamo dire che
Forse sì, ma adesso, con tanto tanto impegno, con tanto tanta fatica, e ad oggi lo vediamo ancora quanto sia appunto lunga e difficile. La seconda parte, diciamo, della domanda che ci siamo posti, oltre al chi fossimo, è al chi vogliamo essere. Perché c'è questa definizione che ho trovato molto interessante su quella che fosse la vera essenza dell'uomo, ovvero di come ciò che lo distingua dagli animali si trovi all'interno della consapevolezza, dell'intelletto, dell'etica, della capacità di discernere e orientare lì dove persiste un errore e cambiare la propria vita. Questa l'ho trovata una cosa veramente attuale, perché se pensiamo a quanto ad oggi si stia parlando di responsabilità, di quanto non basti più solo dire ah sì, effettivamente c'è bisogno di un cambiamento, ma di quanto sia necessario che le persone si assumano appunto la responsabilità tutte quante. Ho trovato che l'idea di includere all'interno di un'essenza dell'uomo la capacità di poter cambiare quella che è eventualmente la sua sorte e il suo orientamento nel mondo fosse veramente molto, molto azzeccato. Quasi in conclusione, volevo semplicemente sottolineare quella che poteva essere la differenza tra sviluppo e innovazione. Oggi, parlando di tecnologia, sentiamo tanto parlare di innovazione, ma già nella parola stessa, forse un po' condizionati dalla società, o comunque io a me risuona, sento qualcosa di molto veloce, di sfuggente e, come io ho scritto lì, di asettico, ma perché se pensiamo all'innovazione, pensiamo a qualcosa che va quasi oltre il nostro controllo. Ne sentiamo parlare principalmente nel campo della tecnologia, in cui appunto la tecnologia va avanti, veloce, e noi spesso ci troviamo impotenti, incapaci di gestire questo cambiamento, questa velocità. E a volte addirittura il rischio che non sia solo asettico, ma che sia anche molto che susciti delle emozioni negative, quali l'ansia, la discriminazione, l'alienazione e anche il dolore. Invece lo sviluppo è un qualcosa di molto più lento, molto più graduale, che ha bisogno di tempistiche e di pazienza, di responsabilità. Spesso appunto non si ha quasi la pazienza, la voglia di mettersi in gioco, di arrivare a cercare di ottenere una crescita, uno sviluppo appunto che raggiunga uno scopo che possa essere utile. Detto questo, bazzicando nell'internet, mi sono approcciata a una intervista di un docente che si chiama Paolo Benanti, che è un docente di etica e tecnologia, che ha stilato questi cinque principi dello sviluppo che ho trovato molto interessanti, dove definisce lo sviluppo globale, ovvero che deve comprendere l'intera umanità. Lo definisce poi integrale, ovvero che deve favorire ogni aspetto delle relazioni umane e non solo il mondo del lavoro o della specifica filiera produttiva di beni e servizi. Deve essere plurale, vale a dire che non procede creando profitto e ricchezza per pochi, ma deve determinare benefici per tutti. Deve essere poi fecondo, ovvero portare benessere non solo all'umanità, ma all'ecosistema e all'ambiente. Deve essere gentile, ovvero riconoscere che l'umanità non è una macchina o un computer, ma vive di emozioni, di paure, di contraddizioni, aspettative, gratificazioni, fede, solidarietà e dolore. Ho trovato questo piccolo excursus veramente interessante. Ad oggi comunque penso che possiamo definire un po' il problema di tempi che viviamo come proprio le tempistiche con cui li viviamo, perché corriamo un po' dietro a tutti, a tutto, sembra sempre tutto molto frenetico, non ci fermiamo magari a raccontare, ad elaborare quello che è il pensiero,
che possiamo, anche le emozioni che possiamo provare mentre viviamo determinate cose. Abbiamo quindi forse bisogno di un piccolo salto di qualità, stiamo vivendo un po' una sorta di deficit metacognitivo, ovvero la metacognizione è la capacità di pensare sul proprio pensiero e sul pensiero degli altri. Questo a volte sembra che un po' manchi all'interno della frenesia della quotidianità. Abbiamo quindi bisogno un po' di riscoprire noi stessi e l'altro in modo da riprendere e ridare valore a quelli che sono i principi e appunto i valori fondamentali della vita, che quindi sono l'amore, che possiamo vedere in tutte le sue sfaccettature, la solidarietà, la libertà, la condivisione e la memoria della propria vita anche. Ricordandoci sempre che spesso si ama solo e veramente quando si diventa capaci di lasciare un po' andare. Grazie. Io vorrei sottolineare, anzi suggerire, un libro di un sociologo intitolato La terza donna. La terza donna perché suggerisce che questa terza donna ha raggiunto il famoso tetto di cristallo. Ed è quello che forse infastidisce l'uomo. Lo infastidisce. Perché la donna è diventata se stessa, è diventata autonoma. È quello che infastidisce l'uomo. E quando mi dicono, poi ti do la parola, quando mi dicono che la violenza dell'uomo è stata un raptus, no, non è mai un raptus. Ci sono dei segnali che la donna o non vede o non vuole vedere. Perché non vuole vedere? Perché lei ha sposato un uomo di cui era innamorata. Forse l'avrà anche idealizzato un po', non si sa, magari prima non era così, però poco alla volta ecco che ci sono dei segnali che degli indicatori che mi fanno pensare, che ci fanno pensare che potrebbe arrivare ad una violenza agita. Non c'è soltanto la violenza agita, c'è anche la violenza verbale, la violenza che ti straccia, la violenza psicologica, la violenza economica, potrei andare avanti all'infinito, la violenza che ti distrugge fisicamente, moralmente. E quella è la cosa importante. E la donna forse non vuol vedere, ed è una cosa tragica. E poi c'è il fatto dei bambini quando assistono a questa violenza. Teniamo conto che qualcuno ha detto che noi, la nostra sceneggiatura, noi viviamo la nostra sceneggiatura che è stata scritta durante la nostra vita infantile. E che sceneggiatura è? Quella dei bambini che assistono alla violenza? Punto di domanda. A te, Cristina Nigra, nonché psicologa, nonché mediatrice familiare, e lo ripeto, il sottotitolo è Quando un amore finisce. A te. Okay. Hai bisogno? Sì, no, credo che si senta. Dunque, io mi aggancio alle parole di Chiara, che dopo questo bellissimo excursus sociologico ha parlato di elaborare e lasciare andare. Due termini veramente, veramente importanti, no? Due verbi, perché sono due verbi, quindi implicano due azioni. E allora inizio con parlare un po' di che cosa succede a livello psichico, emotivo, quando finisce un amore. L'esperienza del dolore, incominciamo col dire che l'esperienza del dolore è nella sua più immediata percezione l'esperienza di una perdita. E l'esperienza di una perdita è qualcosa di veramente devastante, no? Se lo vogliamo vedere da questo punto di vista.
se non abbiamo altre prospettive, no? Perché l'esperienza della perdita ci mostra quanto precario sia quello che si ha e dunque per ciò stesso quello che si è, quindi come la nostra esperienza di vita anche sia un cambiamento, un'evoluzione, una possibile fine, no? Se la vogliamo vedere in quest'ottica. E quindi l'esperienza della perdita è l'esperienza del dolore che tocca davvero nel profondo. Lieve poi il dolore che parla, il grande dolore è muto. Siamo di fronte alla necessità di vivere ed elaborare questo lutto quando una relazione finisce. Ma non solo quando una relazione finisce, perché il lutto è qualcosa che tocca tanti aspetti, no? della nostra vita. Ognuno di noi sicuramente in quest'aula ha fatto esperienza di lutto. E lutto lo identifichiamo normalmente come la perdita di una persona cara, probabilmente per il distacco della morte, ma come dicevo, non è solo questo. Lutto è anche la perdita di un'idea, di un progetto, un cambiamento lavorativo diventa anche un lutto. Un figlio che esce di casa può essere un lutto. E in questo senso Galimberti lo definisce benissimo dicendo che la perdita di un oggetto significativo che ha fatto parte integrante dell'esistenza. E la perdita può essere un oggetto esterno, come la morte di una persona, la separazione geografica, l'abbandono di un luogo, oppure interno, come il chiudersi di una prospettiva, la perdita della propria immagine sociale, un fallimento personale e simili. E qui capiamo bene, leggendo la definizione di Galimberti, che la fine di una relazione importante, di una convivenza o comunque di una relazione importante tocca tantissimi di questi aspetti, direi praticamente tutti, perché comunque c'è la fine di una relazione, quindi in un certo senso la morte di una persona, la separazione geografica, cioè un cambiamento di un luogo, l'abbandono di un luogo, il chiudersi di una prospettiva, la perdita della propria immagine sociale. Tant'è che il divorzio, inteso come la rottura di una relazione, quindi non il divorzio come lo possiamo immaginare, no? Il divorzio nelle aule di tribunale, ha una rilevante complessità psicologico e sociale. E già degli anni 70 Bowman identificava 6 gradi o dimensioni del divorzio. Quando si rompe una relazione importante, gli impatti sono impatti emozionali, legali, economici, comunitari, genitoriali e psicologici. Legale appunto è quello che probabilmente abbiamo più in mente tutti, no? La cessazione o lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili qualora sia stato diciamo celebrato in chiesa. Economico perché ha un impatto sempre molto importante dal punto di vista economico, no? Quando soprattutto si mette su famiglia insieme. Genitoriale perché qualora ci siano figli insomma l'impatto è fortissimo perché si tratta di investire di nuovo in un piano genitoriale, investire in un progetto genitoriale condiviso e non è facile. A livello teorico tutti diciamo che deve essere fatto, ma a livello pratico è spesso difficile. E poi c'è tutta questa parte di quello che possiamo identificare come il divorzio comunitario, un progetto di convivenza, un progetto che ha effetti, aspetti affettivi anche a livello sociale, perché è la perdita di uno status, di un ruolo sociale, di rapporti sociali e legami costruiti insieme. È il venir meno del senso di appartenenza che ogni legame porta in sé, spesso anche del senso di autostima, perché crolla un progetto esistenziale. Quindi il dolore è inevitabile. Ecco, e qua ci troviamo di fronte a questo passaggio importantissimo che è la rielaborazione del dolore. Elaborare e lasciare andare, come giustamente ha detto Chiara. Il dolore va accolto e rielaborato e accettato,
anche se la società ci spinge a fuggire oppure ci incita al risentimento, alla guerra, alla lotta. E allora mi viene in mente anche quelle prime slide in cui si parlava proprio dell'uomo primitivo, no? Che certo doveva lottare, doveva uscire dalla caverna e doveva combattere per cacciare, per avere il cibo. E quindi quell'aspetto lì che su cui a volte la società ci spinge. Per cui capite come la rottura di una relazione abbia veramente un impatto molto molto forte sulla nostra psiche. E da una relazione sentimentale, dopo la fine di una relazione sentimentale, si riscontrano tempeste emotive di ogni tipo: paura, rabbia, delusione, smarrimento, accompagnati da un'alternanza di senso di colpa e vissuto di fallimento, anche un senso di abbandono che magari richiama anche angosce abbandoniche della nostra prima infanzia, e quindi tutto ciò viene acuito. Silvana prima ha citato il legame di attaccamento di cui parliamo spesso nei nostri convegni, come le relazioni, come i primi periodi di vita, le relazioni significative con i caregiver, quindi con la nostra mamma, papà o chi si è occupato di noi, siano fondamentali per costruire delle relazioni sane e per vivere anche il lasciare andare in maniera sana. In ogni caso, in questo processo l'attenzione è spesso tutta rivolta all'esperienza del dolore. Si perde il senso di quello che Chiara identificava come la memoria della propria storia, il senso che questo processo può essere anche la conclusione di un periodo bello ed intenso, una crescita, una trasformazione, mentre tutto è concentrato sul dolore e sulla rabbia, che non è nient'altro che un'espressione della sofferenza. Le recriminazioni e controrecriminazioni conservano e tengono ferme la rabbia di aver perso quel pezzo di vita e per non poter accettare che tutto il valore di quest'unione vada sprecato. E quindi accogliere e lasciar fluire la sofferenza è davvero difficile per tutti, però è un processo umano, è un processo per cui siamo stati progettati, è un processo diciamo normale, e in questo normale significa proprio entrare nel lasciar fluire, nel lasciare andare, nel lasciar permettere l'elaborazione. Tutte le nostre relazioni, se ci pensiamo, avranno un termine, e quindi noi siamo stati progettati perché tutto ciò abbia un termine. Questo non ci deve intristire, ma ci deve dare il coraggio anche di capire che non dobbiamo coltivare l'attaccamento, ma piuttosto dobbiamo entrare nella logica del lasciar fluire. Si tratta di elaborare un lutto. Abbiamo detto già prima che ognuno di noi sicuramente si è trovato con l'elaborazione del lutto. Elaborare dal punto di vista emotivo e cognitivo le emozioni e i pensieri che ci travolgono in seguito a una perdita, qualunque tipo sia questa perdita. Poi chiaramente ce ne sono di più importanti per noi e di altre che magari sono meno significative. Cosa succede? Ci sono almeno 5 passaggi nella fase di elaborazione del lutto. Alcuni autori parlano fino a 10 passaggi. I più importanti sono sicuramente la negazione, la rabbia, la contrattazione, la depressione, per poi arrivare a questo famoso passaggio fondamentale che dobbiamo fare tutti di fronte ad un lutto, e dobbiamo aiutare le persone che non riescono a farla, che è quella dell'accettazione. Perché se riconosciuti ed elaborati correttamente, questi contenuti psichici possono portarci a nuove rinascite, a tatuare anche quel divorzio psicologico di cui
parlava anche Bowman prima, no? Che, su cui non mi sono soffermata. Il divorzio psicologico è quella dimensione del divorzio, quindi della cessazione di una relazione, che ha a che fare con la separazione di sé dalla personalità e dall'influenza dell'ex, dell'ex marito, dell'ex compagno, dell'ex fidanzato. Cioè la capacità di ritrovare una progettualità individuale, la fiducia nelle proprie effettive capacità, senza più contare sulla presenza dell'altro. Quando non si riesce a fare questi passaggi, ci possiamo trovare di fronte a quello che è stato definito da Cigoli e da Galimberti come il legame disperante, che non permette alla coppia di raggiungere il divorzio psicologico. L'altro è cioè il male, a cui vengono attribuite tutte le colpe, anche quelle personali, perché è troppo difficile. È troppo difficile. Questa logica alimenta il desiderio di distruggere l'altro, e la distruzione certo può essere quella fisica, che assolutamente lo sappiamo, molto, molto importante, ma i numeri, per fortuna, di queste tragedie non sono nulla rispetto ai numeri che ci sono di distruzioni dal punto di vista giuridico, economico, psicologico. E distruzioni che sono violenza. Al fine di vendicarsi del torto subito, io ti distruggo. E tutto ciò avviene perché recidere quel legame comporterebbe una profonda angoscia che è troppo dolorosa da affrontare. Qui però non abbiamo nessun spazio per l'elaborazione del dolore, perché ogni qualvolta io sono attaccato all'altro attraverso la rabbia, io continuo ad essere attaccato a quella persona. Così come una sofferenza prolungata oltre il tempo necessario è, diciamo, quello che pensiamo possa conservare questo, questo legame, e la difficoltà di lasciare andare, che ci però non ci permette, ci mantiene in una gabbia, non ci permette di riscoprire la vita. È qualcosa a cui siamo tenuti invece, riscoprire la vita, no? E anche agganciandomi a quello che ha detto Chiara, chi siamo, chi vogliamo essere, riscoprire invece la vita, i valori, l'amore, la libertà, la condivisione, la memoria. Allora, le fasi che attraversiamo brevemente, molto brevemente, una prima fase sicuramente è quella della negazione, cioè affrontare la perdita è troppo forte, per cui tendiamo a negarla. Nel secondo stadio prendiamo coscienza, la rabbia sopraggiunge perché non abbiamo più modo di negare la perdita, di conservare le speranze, di porvi rimedio, perché ci facciamo delle domande, perché lui, perché lei, perché ora, perché in questo momento della vita, no? Nel terzo stadio passiamo in una sorta di fase del patteggiamento, della contrattazione. Si cerca di trovare una soluzione, di riparare i propri errori, o si cerca di riprendere in mano la propria vita, di mediare con la propria sofferenza per riuscire a sopravvivere. Nel quarto stadio subentra quella che viene definita come la fase depressiva, quando non si ha più l'energia sufficiente per mantenere viva la collera, si accede a questa fase. In tutti questi passaggi si alterna spesso la paura di non farcela, la paura che non si riuscirà mai ad uscire da questo, da questi passaggi. Invece si riesce. La buona notizia è che assolutamente si riesce. Questi stadi non sono necessariamente consecutivi, si può entrare ed uscire. Il conflitto, come dicevo già prima, è un modo per trattenere il dolore, è un modo disperato di trattenerlo. Solo quando riconosciamo che si può lasciare andare, allora potremo disinvestire emotivamente nei confronti della relazione, e si potrà reinvestire in altre relazioni, si potrà di nuovo reinvestire nella vita e sperimentare nuove rinascite. La difficoltà ovviamente a lasciare andare dipende molto dal livello di identificazione in quella relazione, in quello status, in quella persona. Non essere più il fidanzato, la fidanzata, la moglie, il compagno di... ci evoca un senso di morte. Ci possiamo anche sentire in colpa nel pensare ad una nuova rinascita.
c'è paura di trasformarci, oltre tutte quelle paure che abbiamo detto prima, c'è anche la paura di trasformarci, di non essere più e di essere qualcosa di diverso. E in realtà bisogna vivere quel dolore, ma non identificarsi con quel dolore. Bisogna sentirlo e trasformarlo. Aspetti soggettivi e ambientali svolgono un ruolo fondamentale. È importante che il dolore venga riconosciuto. Non è corretto sopprimere ciò che è naturale. E ad allungare i tempi di elaborazione del lutto possono essere basse capacità di coping, cioè di fronteggiare, di tenere testa alle avversità della vita, la tendenza a reagire negativamente a imprevisti o situazioni che portino a stress elevato. Per quanto riguarda invece le condizioni esterne, e qua ci dobbiamo sentire tutti partecipi di quello che sto dicendo, la mancanza del supporto sociale. Perché un dolore condiviso diventa indubbiamente più tollerabile. E quindi è importante pensare a cosa possiamo fare, no? Abbiamo detto chi siamo, cosa possiamo essere, ma questa domanda deve toccare ciascuno di noi. Cosa si può fare? Luoghi e persone in grado di accogliere il dolore, ma non solo professionisti. Ciascuno di noi può essere una persona che sta e sceglie di stare con il dolore dell'altro, no? A volte, spesso, cosa succede, no? Che rispetto a una persona che sta male, noi scappiamo da questo dolore. Noi non riusciamo ad accoglierlo, no? A livello sociale o aizziamo la rabbia dicendo ah caspita ti ha lasciato, ti ha abbandonato, insomma è tutta colpa sua, fai anche tu altrettanto, no? E su questo si lavora anche molto, io che mi occupo di mediazione familiare in particolare con gli avvocati, perché hanno una responsabilità importantissima in questo senso, quindi a non aizzare il conflitto. Ma c'è anche un altro aspetto, che a volte vogliamo dare delle risposte al dolore, no? Noi persone non sappiamo stare con il dolore dell'altro perché comunque stiamo male, no? Sentire una persona che apre il suo cuore e ha una sofferenza grande, quindi scappiamo e cerchiamo di ridimensionarlo, ma sì, stai tranquillo, passerà, morto un papa se ne faranno altri, oppure ci troviamo appunto in quell'ottica, quella dimensione anche della, a volte della spettacolarizzazione del dolore, come abbiamo anche sentito e visto recentemente. Per quanto alcune situazioni, alcune persone non ci possano garbare, la spettacolarizzazione del dolore e della fatica del ricominciare è qualcosa che va sempre evitato, perché altrimenti sdoganiamo un po' il tutto tramite i social, sdoganiamo il poter veramente, la public shaming, cioè il processo mediatico, sdoganiamo anche l'incitamento all'odio. Quindi la responsabilità sociale a cui siamo chiamati come cittadini e come esseri umani è sicuramente a non spettacolarizzare, a non giudicare, a diffondere una cultura della pace, incominciando dai social, dalla musica, dalle immagini, da tutto ciò che arriva ai nostri ragazzi. E invece a portare innanzi quello che sono i valori, a riscoprire la vita, ricordandoci che ci sono vari serbatoi d'amore, no? Che ci possono aiutare nella elaborazione del lutto, qualunque tipo di lutto sia, quindi le relazioni significative della nostra vita, la spiritualità, che non è necessariamente, poi mi dirà Don Fabio se sbaglio, non è necessariamente essere religiosi, la spiritualità significa celebrare la vita. La natura è un serbatoio d'amore, la gratitudine per tutto quello che c'è stato, la condivisione, quindi abbiamo delle possibilità, no? Di superare anche in maniera più bella, pensando anche a tutto quello che di bello c'è intorno a noi. Di fronte al dolore non rielaborato dei genitori,
quando parliamo di figli, perché Silvana ha appunto parlato, ha toccato questo aspetto, ci troviamo di nuovo di fronte a una grandissima forma di violenza. E poi ho concluso il mio intervento. L'esperienza clinica ci mostra come l'esclusione del genitore, la svalutazione del genitore allontanato, la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino, sono situazioni che protratte nel tempo portano allo sviluppo di numerose psicopatologie infantili. Per non essere sopraffatto dall'angoscia, il bambino di fronte al conflitto genitoriale, di fronte a genitori che litigano, di fronte a genitori che in qualche modo vengono svalorizzati o vengono resi responsabili agli occhi del bambino della separazione. Il bambino di fronte a questo utilizza spesso meccanismi difensivi molto forti, arcaici, di scissione e negazione, responsabili anche di gravi strutturazioni psicotiche. E comunque sempre i vissuti di perdita, di lutto non rielaborate hanno delle gravissime conseguenze. E teniamo presente che i possibili rischi possono essere minori, ma altrettanto gravi rispetto a quelli che ho elencati prima. E perché sono altrettanto gravi? Perché sono inconsapevoli. Può essere che il genitore appunto inconsapevolmente demolisca l'immagine dell'altro genitore davanti al figlio, no? Pensiamo magari anche al genitore che dice, cioè al bambino che dice, cioè, scusate, al genitore che dice al bambino di' a tuo padre che deve pagare questo mese che non mi ha ancora mandato l'assegno, no? Ci sembra apparentemente una frase innocua, in realtà è una frase violentissima, perché presento l'altro genitore come una persona cattiva, pericolosa, equivoca. Oppure può accadere che il genitore attribuisca un ruolo al figlio, il figlio diventa il figlio coniuge o il figlio che deve proteggere il genitore più debole. Oppure il figlio che si sente in colpa per il fatto di star bene con l'altro genitore. E spesso, ci dice Montecchi, i genitori non si rendono conto di quanto i figli siano devastati proprio da questo senso di colpa. Quindi, concludendo, quello che voglio dire, che voleva essere un po' un po' il messaggio, no, di questo mio intervento, è quello che è possibile elaborare un lutto. Sì, dobbiamo, non è solo è possibile, siamo progettati per farlo. Dobbiamo pensare che possiamo sempre lasciare andare. Lasciare andare significa veramente riscoprirci a nuove dimensioni. Lasciare andare è qualcosa che ci può proiettare anche in un'ottica veramente di crescita, perché nessuna esperienza è fine a se stesso. Tutte le esperienze che facciamo nella vita sono possibilità di crescita, di cambiamento, di evoluzione. Quindi anche tutto quello che ci ha fatto male deve essere e può essere rielaborato, grazie appunto al supporto sociale, grazie ovviamente in alcune occasioni anche a degli esperti che accompagnano in questo processo di rielaborazione, però ecco, chi vogliamo essere, chi siamo e chi vogliamo essere rievoca anche proprio questa chiamata a cui siamo chiamati tutti, no? A stare vicino in un modo o nell'altro a chiunque e sentirci responsabili di chiunque viva un profondo dolore. Ok, grazie. Poi ci saranno alcune domande, Cristina. Te le devo fare le domande. Va bene. Allora, adesso Don Fabio, proiettili d'amore scritti a macchina. A te. Allora. Ok.
titolo è una chiara parafrasi di Paolo Conte, che aveva scritto l'album forse più noto con cui era esploso, Parole d'amore scritte a macchina. E le parole talvolta sono invece dei proiettili. Le parole feriscono, colpiscono, a volte lasciano anche qualcuno steso al suolo. Le parole sono un veicolo per la cultura, e non parlo solo di quella dei salotti, parlo molto di più di quella popolare. Le parole sono importanti, non so se ricordate quel film di Moretti che urlava, le parole sono importanti, e l'assenza delle parole genera un vuoto veramente pesante, ma anche la sovrabbondanza di parole talvolta, quando tutte le parole servono a colmare un silenzio, quando tutte le parole sono un'occasione per non lasciare il più piccolo spazio al pensiero di poter ripensare a quanto appena ascoltato. E noi viviamo in un mondo che le parole le moltiplica, almeno apparentemente, e nello stesso tempo riesce a moltiplicare le parole senza che questa situazione porti effettivamente a una crescita, a una maturazione, a un approfondimento. Le parole si buttano via. E tante volte le parole sono funzionali al mercato, le parole servono per vendere, le parole servono per convincere, le parole diventano anche subdole in tanti casi. Le parole servono per manovrare qualcuno, le parole sono un ricatto in tante altre circostanze. E io mi sono fermato a quelle che sono le parole della musica popolare odierna. Mi scuserete, ma dirò tante parolacce oggi, non sono scritte da me, ma sono le parole che tante volte ascoltano i preadolescenti oggi. Sono le parole di chi non ha più una cultura, non so, del cantautorato. Io penso di aver avuto la fortuna di crescere nella stagione in cui fiorivano i cantautori e anche l'opportunità di ascolto era differente. Oggi hai un telefonino in cui c'è tutto e tu puoi saltare da una cosa all'altra in continuazione senza neanche dover considerare la spesa, no? Una volta compravi un disco, e se compravi quel disco non avevi i soldi per comprarne un altro 5 minuti dopo, e allora quel disco lo ascoltavi e lo riascoltavi e aprivi quel padellone, spesso c'erano i testi e quindi imparavi anche attraverso quei testi. Quanti dischi sono entrati nella mia personale, ecco, formazione. Quando vedo Non al denaro, non all'amore né al cielo di De André, quando vedo la pianta del tè di Fossati, ecco. Ma anche tornando indietro, penso a come le parole fossero importanti e rimangano. Nel 77, Piazza Catena, concerto di Edoardo Bennato, è l'anno in cui è uscito il burattino senza fili. Io ricordo che a un certo punto quel concerto era veramente un concerto povero. C'era lui, Lucio Bardi alle chitarre e Esposito alle percussioni. Basta. A un certo punto Bennato inizia a giocare su Bella senza anima di Cocciante. E il tema era proprio quello, perché dice a un certo punto: vestiti, spogliati, vestati, spogliati, ti ho portato a letto ma è solo per affetto, giocando Bennato, perché voleva sottolineare in effetti come certi testi della musica italiana vedessero la donna in quei termini, ecco, non andassero oltre. Provate a pensare uno che avesse cantato Bello senza anima, non è? Ma chi se lo sarebbe filato? Chi l'avrebbe mai considerato? Non è? Perché certe cose si possono dire, sì, ma solo delle donne, non degli uomini, non è? Eppure i Belli senza anima esistono, no? E ce ne sono parecchi. Ecco, quelle parole in me rimangono, perché le ricordo a distanza di non so quanti anni oramai.
mi ricordo tantissimo una pièce teatrale di Lella Costa sulla guerra, bellissima. Sono andato a casa, ho continuato a pensare a quello che diceva, alla bravura, ecco, e penso che ci vorrebbero più Lella Costa e meno Littizzetto. Penso a un'altra pièce teatrale, Bent, ambientata in un lager nazista, eccetera. Il tema era quello dell'omosessualità e della violenza di genere. Sono cose che, anche se ho visto tantissimo tempo fa, quello era anni 80, ti rimangono dentro. Sono parole che scolpiscono qualche cosa in te, che ti formano, che diventano delle domande, che se vuoi ti invitano anche ad essere migliore. E poi oggi pensavo all'inizio che sarebbe stato divertente fare questo mini viaggio nella trap. No, non è per nulla divertente, è doloroso. Posso dirlo che è veramente doloroso ascoltare quelle parole, ma le leggo, perché non sono dell'idea che se censurassimo queste parole automaticamente avremmo risolto il problema, no? Ogni tanto si fa un po' di moralismo, io da prete dovrei alimentarlo ulteriormente, no? Ma non ci credo, non credo che semplicemente impedendo a qualcuno di dire certe fesserie riusciremmo a risolvere il problema. Il problema è dare delle alternative e dare delle opportunità di ascolto e educare anche all'ascolto i preadolescenti e gli adolescenti. Se no, chiaramente sono in balia di quello che gli offre il mercato, e il mercato non sta a guardare. L'importante è riuscire a vendere, l'importante è che quel passaggio in radio sia seguito, l'importante è che tante altre cose collegate che si possono vendere alla musica riescano ad avere appunto la loro possibilità di espansione e di diffusione. Fedez. Allora, Fedez oggi scarpette rosse, come si dice, situazioni in cui è in prima fila nel combattere appunto la violenza nei confronti delle donne. Però ha scritto anche cose tipo: ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara D'Urso, perché io non posso ancora concedermi questo lusso. Ecco, qui c'è l'ipocrisia. L'ipocrisia più profonda, perché Barbara D'Urso non è più una donna in questo caso. Barbara D'Urso è un prodotto del contenitore di Mediaset e si può anche fare fuori. E anche qui, spesso e volentieri, la donna si difende se è tua amica, se fa parte della tua cerchia. Non la difendi mai in quanto tale, non la difendi mai semplicemente perché è donna, no. Se è di un'altra area, se non è la donna che ti aspetti, allora facciamo finta di niente. Certamente non batti le mani, ma non dici nulla. Stai zitto. È un po' come quando capita che ci sono le due fazioni, no? Se una donna è stata ammazzata da un extracomunitario, insorgono i primi. Se una donna è stata ammazzata da un italiano, insorgono gli altri. Come se il problema non fosse che c'è una donna stesa per terra e basta. Tutte le altre cose sono pura ideologia, e non si cresce con l'ideologia, non si matura con l'ideologia. E ideologia fa rima non a caso con ipocrisia, che è un'altra malattia di questo tempo e che è un'altra forma di violenza che purtroppo ci concediamo spesso. Sempre restando a Fedez, stupra la Moratti e mentre mi fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino. C'è una profondità dietro a questi testi? C'è la volontà di dire qualche cosa? O c'è solo la ricerca di una rima e del fatto che i ragazzi canteranno questa cosa perché è semplice da ricordare e di un certo impatto? C'è chi fa la ragazza immagine per noia per alimentare la sua immagine da... evitiamo di ripeterlo perché non è proprio il caso. Non... Poi notate bene, uno verrebbe, ma guardati in casa, con chi sei sposato? Non è... cioè, nel senso che poi siete voi che vendete il nulla, che vendete il niente e che vivete di immagine. Ora, questi, come si dice, Fedez, ma poi anche Emi Schilla, per dire,
non sono solo personaggi che fanno canzoni, sono anche personaggi che guidano talent, li vedi a X Factor ad esempio, non... quindi hanno un accesso alla vita dei ragazzi, e dei ragazzi che credono davvero che certe cose siano naturali, siano spontanee, eccetera, le lacrime dei giudici, ma arriva, questa cosa spacca, e tutto il linguaggio che si utilizza oggi per dire il nulla, perché è nulla quello. Ah, Morgan, no? Hanno invitato Morgan, cioè si è invitato Morgan, si è scelto di riavere Morgan lì con tutti i precedenti che ha, abbi pazienza, è perché tu vuoi un po' di casino, è perché vuoi rialzare l'interesse, e quale occasione migliore se non quella di qualcuno che crea appunto quel certo tipo di atmosfera. Poi dopo si fa il consueto moralismo e si dice che abbiamo sbagliato, non dovevamo, e lo si allontana. Ok, non mi stupirebbe sapere che tutto è scritto in un copione dall'inizio alla fine, e che dunque che cosa ci sia di vero. Comunque questi personaggi sono lì e passano 2 ore e mezza, 3 ore a sera alla settimana, e poi ti fanno anche la lezione. Diventano femministi, diventano pro-immigrati, a seconda di dove tira il vento e di dove conviene. I genitori si lamentano, la mandi in giro vestita da... Cavoli, ma ste cose qui, porca la miseria. Ma... Hanno chiuso Cronaca Vera, no? Una volta c'erano sti giornalacci incredibili, no? Che riportano però purtroppo le storie che continuano invece a esistere, ahimè. Hanno chiuso i giornali, ma le storie continuano a esistere. E il livello è quello. I genitori certe cose non le sentono, sono, di nuovo, e se non lo sono poi lo diventano. Che rima fantastica, non è? Sfera e Basta. Allora, Sfera e Basta è il cantante più ascoltato su Spotify, che è una delle maggiori piattaforme di diffusione musicale, eccetera. Ste, anche qui insulto, da backstage sono luride, che simpaticone, vogliono un attributo maschile sinonimo volgare, che non ride, sono scorcia, di nuovo, che genialata, questi neologismi, siete facili, vi finisco subito, non è. Uno dei più ascoltati, uno che chissà quante volte entrerà nelle orecchie dei preadolescenti ogni giorno. Ancora, è Mischilla, guarda quella come mastica la cicca, le fischio ogni volta che passo di qui, vorrei prenderla da dietro come in Assassin's Creed, che è un videogioco. Ancora, schiaffi sul sedere così forti, ma lui non ha scritto sedere, che sembrano spari. Dai tesoro, non fare quella faccia, in fondo so che ti piace quando ti parlo così, no? Poi ancora, ecco, senti, ma i tuoi lo sanno che sei così maiala, secondo me non se lo aspettano, cioè guardati, alta 1,60, ma quando sei a 90, quanto sei larga, sembra che, poi vabbè, lascio perdere perché... Preferisco saperti morta che con un altro. Ecco, quella è un'altra... Porca la miseria, ma si possono ancora dire delle cose del genere? Cioè, se non ce l'hanno una mamma, un papà, anche sti cantanti che sono giovani, non, che gli dà 2 ceffoni o comunque che si ferma e dice parliamone un attimo, che cosa vuoi dire? L'incapacità di accettare appunto il fatto che un'altra persona dica... ciao, perché un'altra persona ha sempre e comunque il diritto di dirti ciao, finisce qui, uomo o donna che sia. L'altro ha il diritto di andarsene. Non, il matrimonio anche non è un atto di proprietà nei confronti dell'altro, non è. Eppure siamo ancora qui e mi sembra strano. Sono passati decenni e siamo sempre a considerare il possesso dell'altro.
Ma perché? Che cosa ce ne facciamo di possedere un altro? Io posso essere in relazione con un altro. La ricchezza è nella relazione, non è nel fatto che è il mio ragazzo, il mio uomo, mio marito, mia moglie. Questa ricchezza dei possessivi utilizzati un po' inutilmente è la povertà di chi non sa costruire una relazione in tanti casi. E di chi non sa accettare che tante volte le cose hanno anche una fine. L'ha detto lei prima. Le cose hanno una fine. Anche la vita ha una fine, porca la miseria. E bisogna imparare anche ad accettare quei no che la vita prima o poi ti dice. Stiamo anche tutelando i bambini da qualsiasi no, fondamentalmente. Professoressa, ma perché gli ha dato 4? Cavoli, non c'è una frase di senso compiuto, è sbagliato da cima a fondo, eccetera. Come posso valutarlo in modo diverso? No, 10.5, per favore. Queste sono scene che nella scuola italiana si vedono e si sentono. Avendo amici anche che insegnano, certe cose le sai. Ma prima o poi la vita il no te lo dice e tu non hai costruito di nulla la capacità di riuscire a incassarlo quel no, a capire che puoi crescere anche attraverso quella sensazione di rifiuto, quello smacco, quel non essere riuscito a ottenere quello che volevi. Ci sono poi donne che scrivono, ma che non hanno la possibilità di essere ascoltate allo stesso modo. Adesso la mollo con abbiate pazienza, ma basta anche, no? Direi che il peggio lo abbiamo ascoltato e di più davvero. Carmen Consoli, la signora del quinto piano fu ritrovata murata nel bagno. Quella lettera di un anno prima, la prova schiacciante lasciata in questura. Lei scriveva con precisione il rituale di sepoltura, ma non vi era alcuna ragione di avere paura. Capite che c'è un altro spessore. E capite che qui c'è la realtà, c'è la vita. Perché quante donne tutti gli anni denunciano, poi ti dicono, soprattutto in procinto del 25 novembre, dovete denunciare. Cioè, sì, va bene. Ma quante persone, pur avendo denunciato 1, 2, 3, 4 volte, passata quella giornata, perché anche dobbiamo piantarla di celebrare queste cose, che poi dopo, una volta che le abbiamo celebrate, boom, ci siamo tolti il dente, per un anno va tutto bene e tutto può andare avanti normalmente. Se troviamo poi, se abbiamo la fortuna che qualcuno muoia proprio in quei giorni, eccetera, e vai... Cavoli, il rispetto per una ragazza passa anche nel fatto di non utilizzarlo in continuazione, semplicemente per le tue ragioni ideologiche. Perché quella ragazza è figlia di 2 genitori, era in relazione con degli amici, aveva delle persone care. E questo continuo rimetterla al centro dell'attenzione e nominarla significa produrre altro dolore, produrre altre forme che poi generano appunto la violenza. Chi vuole ammazzare questo, chi vuole ammazzare quell'altro. Ancora, Mia Martini, penso che gliel'abbia scritta Enzo Gragnaniello, perché a volte poi tante canzoni nascono comunque dalla penna di uomini, quello è un altro aspetto che è musicalmente interessante, perché è molto difficile che una donna autrice riesca a trovare spazio nel mondo della musica. Fateci caso, tante interpreti, ma pochissime autrici. Anche lì mi chiedo se non ci sia una forma di misoginia discografica, che quando una donna ti porta anche lo scritto oltre che la voce, tu puoi cantare, scrivere lascialo fare a qualcun altro. Donne piccole e violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muli, donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte.
Poi un altro testo di Ermal Meta che tutti abbiamo ascoltato nell'edizione sanremese è la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio a insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Ecco, mi sembrano parole, soprattutto perché quella è un'esperienza anche biografica, parole importanti, anche lo stesso video, che ti fanno vedere l'orrore, ecco, della violenza all'interno di un rapporto, perché è orrore quello, anche se ci siamo abituati e anche se dobbiamo difenderci dalla ripetizione continua di immagini e testi eccetera che alla fine ti portano a pensare che quello sia una cosa normale. No, non è una cosa normale. Quando riusciremo a vivere senza che una cosa venga ritenuta normale, forse riusciremo a fare qualche passo in avanti. Piaceva molto, c'era qualche video che faceva vedere che quando una donna o un bambino eccetera fa questo gesto, ti sta chiedendo aiuto. Ecco, quando riusciremo davvero a prenderci cura gli uni degli altri? Ho scelto di concludere, adesso non so se Cristina riesce a trovare il video della cura di Battiato, se su YouTube dovresti trovarla subito. Perché quello che manca a questo mondo oggi, noi uomini, donne, perché poi la cura non è necessariamente una canzone d'amore di un uomo per una donna, è una canzone tra esseri umani, è una canzone per esseri umani, e oggi non siamo più capaci di prenderci cura dei più piccoli, degli anziani, dei più deboli. Lo diciamo sì tante volte, ma poi di fatto manca, ecco, quella umanizzazione della dimensione relazionale, manca quella capacità di fermarci, di incontrare realmente le persone là dove sono, non dove pensiamo che siano noi. Perché tante volte, ecco, manca proprio questa empatia che ti porta a prestare ascolto a quello che effettivamente gli altri provano, sentono e soffrono. Bon, io mi fermo qui, mi sembrava importante, ecco, sottolineare. Grazie. Non faccio sentire la cura. Volevo ancora dire una cosa. Volevo semplicemente ringraziare Don Fabio proprio perché ancora una volta ha parlato della potenza delle parole, che sono veramente importanti, tant'è vero, lo ripeto, se l'uomo, il maltrattante, avesse a disposizione o volesse avere a disposizione le parole, certamente non metterebbe in atto l'agito della violenza, perché potrebbe dare alla sua emozione, al suo dolore, a ciò che sente, a ciò che prova per essere stato rifiutato, la parola, perché le parole fanno le cose. Le parole non sono mai neutre, ricordiamocelo, e questo l'ha detto Papa Francesco. Quindi grazie, adesso sentiamo la canzone di Battiato, La cura.
sono le 7. Non lo so. Ci sono delle domande? Non ci sono le parole, non si trovano le parole. Ci sono anche i silenzi. Allora. Che sono altre parole. Allora, ecco, a proposito di silenzi, allora prima rispondo e poi se volete rispondete voi. Queste parole, come dissi prima, io amo molto le parole. Queste parole dovrebbero sempre far parte del nostro patrimonio culturale. Dovremmo sempre trovare queste parole intanto per noi, ma anche per l'altro, per l'altra. E poi anche per dare sempre un nome alle nostre emozioni, per quello che sentiamo, per quello che proviamo, perché dobbiamo dirlo, non tenerlo lì. A proposito del lutto di cui ha parlato Cristina, no? Io sono stata colpita da un lutto molto pesante, qualcuno lo sa. Io avevo bisogno di parlare. Ricordo che quella notte io parlai tutta la notte, perché avevo bisogno di dire. A proposito del silenzio, io lo chiamo silenzio ascoltante, e ciò che mettono in atto le mie ragazze, le chiamo sempre le mie ragazze, quando sono di fronte alla persona che ha chiesto aiuto, vero? Cosa vuol dire il silenzio ascoltante? Il silenzio che permette alla persona di trovare le parole giuste per delineare la propria sofferenza. Non so se ho risposto e se vuoi dire qualcosa in più. Grazie. No, mi aggancio a quello che ha detto anche Don Fabio, no? Che anche il silenzio è una forma di comunicazione, assolutamente. Paul Watzlawick ci diceva nel primo assioma della comunicazione che non si può non comunicare. Quindi in ogni cosa che facciamo, anche quando siamo in silenzio, stiamo comunicando qualcosa. Se quello era la domanda. Se invece la domanda era più attinente a una dimensione intima, ci può anche stare, no? Che quindi io mi raccolgo intimamente dentro di me, però entro in connessione con me stesso. E, anzi, assolutamente, quando ho detto che ci sono dei serbatoi d'amore, anche la meditazione, il raccogliersi dentro di sé è un serbatoio d'amore. La cura per sé, il sentire quello che veramente dentro di noi è importante. Quindi non è sempre necessario, no? Forse in questo senso, anche se tutto quello che ha detto Silvana è assolutamente vero, no? Però ci sono momenti in cui è necessario anche, o comunque ci sono persone che hanno bisogno invece di silenzio, ma di un silenzio che è un raccoglimento per ritrovare anche l'energia dentro se stessi, per ricominciare, per ritrovare la forza, eccetera, eccetera, no? Quindi questo. Altre domande? Possiamo chiudere qui. Dico che è stato un pomeriggio profondo e per me molto emozionante, e quindi vi ringraziamo, e voglio anche dire che questa equipe è veramente brava. Quindi devo dire che il gruppo lavora da tanti anni e lavora veramente bene. Volevo intanto ricordarvi che qui con noi abbiamo l'autrice dei Santi, quarta edizione, che è Mariella Lentini, che è laggiù. E domani mattina alle 10:45 presenta il suo quarto libro, vero? La quarta edizione, giusto, e al Circolo Nosenzo. Quindi chi può, purtroppo noi abbiamo consiglio regionale, lo sai, però Circolo Nosenzo e via Filippo Coridone. Grazie perché sei venuta anche a sentire. Bellissime, cioè adesso
Io trovo che c'è tanta indifferenza. Io ho scritto un libro sui santi e mi avevano detto di non scriverlo perché non erano di moda i santi. In questo libro ci sono tanti esempi e io l'ho dedicato ai giovani, non a caso. E io non so chi ha avuto l'idea di trasmettere questa canzone di Battiato, che mi ha molto emozionata, e vi ringrazio tantissimo.